Cara Barbara, ho tantissimo apprezzato il fatto che non hai mai espresso un parere negativo o forte a tal punto che potesse condizionare il pensiero della gente, come invece tanti hanno fatto, mantenendo sempre la situazione equilibrata e limitandoti a raccontare la vicenda. Questa cosa vi fa onore. Ho scelto di non essere lì con voi e di non presenziare in altre situazioni televisive perché ormai ho espresso largamente il mio pensiero, che resta invariato rispetto a quanto detto domenica scorsa. Dire che sto bene è un parolone, ma sto riprendendo in mano la mia vita, lontano dal circuito mediatico, per rispetto mio, rispetto delle famiglie interessate e perché a mio avviso sarebbe stata una strumentalizzazione della situazione e tutto ciò non mi appartiene. Ringrazio di cuore tutti quanti voi e la gente a casa per il bellissimo sostegno ed affetto rivoltomi, seppur a volte manifestato attraverso termini esagerati. Ad oggi cerco di affrontare e superare il tutto in un certo modo, un po' zen, direi. Purtroppo nella vita queste cose accadono, d'altronde vivere è proprio questo, essere felici, amare e soffrire, altrimenti non si potrebbe considerare vita. Un bacio, Francesco.